Ma ciao a tutti gente che si racconta in paese! E stavolta parliamo di personaggi di fumetti, precisamente supereroi dei fumetti come Spider-Man o Deadpool e tanti altri che vedremo tra un attimo, e precisamente ancora di copie. Infatti nel mondo degli eroi non tutti i personaggi sono unici e inimitabili come si possa pensare, alcune hanno anche delle copie sfrontate che possiedono quasi gli stessi poteri, e fidatevi, non li conoscete tutti. Quindi vi consiglio di mettere un bel like e cominciare il video subito dopo aver dato un'occhiata alla pagina di gaming ufficiale del canale. Partiamo! Black Spider. Già dal nome sono sicuro tu abbia già capito di cosa parliamo. Dai, è abbastanza ovvio o no? Da molti è anche considerato uno dei tentativi più estremi della DC di avere un supereroe carismatico alla Marvel e conquistare le folle. La prima apparizione di Black Spider è stata nel 1976. Spider-Man invece è stato inserito per la prima volta al mondo nel 1962. Eric Needham era un criminale che si occupava di droga. Un giorno, per necessità di soldi, è andato a rapinare un negozio di liquori, uccidendo il proprietario, che però si è rivelato essere suo padre. Dopo ciò ha deciso di cambiare e diventare un difensore della pace a modo suo, uccidendo specialmente i narcotrafficanti. Questo però ha fatto arrabbiare Batman, che ha una politica diversa sulla difesa della pace, cioè non uccidere nessuno. Quindi i due sono diventati arcinemici, anche se entrambi inseguono lo stesso obiettivo in modi differenti. La storia delle origini non è affatto male, peccato per i poteri. Ha creato un costume con praticamente le stesse fattezze di quelle di Spider-Man, e gli stessi poteri, eppure gli stessi movimenti. Si appende come lui, spara dalle mani come lui e si arrampica come il nostro Spidey di quartiere. Sfortunatamente non ha avuto molto successo, eppure io avrei visto bene un film con lui, peccato. Visione. Ma non soltanto la DC copia la Marvel, succede anche all'inverso. Sorpresi? Ecco Visione, per quanto possa essere diventato famoso, grazie agli Avengers, in pochi sanno che però è una specie di copia di Red Tornado, appunto della DC che ha debuttato nel 1968. Ripassiamoci alcune loro caratteristiche. Entrambi sono androidi robot sul rossastro e, cosa importantissima, pelati. Io so perché tu sei un maschio. Che? Lo sai. Per la pelata. La cosa curiosa però è che il personaggio di Visione è stato inserito una prima volta nel 1940, ma non era un androide, bensì un alieno. Era una specie di agente intergalattico che affrontava il crimine spaziale. L'ultima apparizione con questo aspetto marziano è stata nel 1943 e, dato lo scarso successo, nel 1968 lo hanno rimodernizzato completamente, cambiandone pure la storia. Questo cambio è stato fatto nello stesso anno in cui DC pubblicò Red Tornado. Coincidenze? Ditemelo voi nei commenti. Acciaio. Non parlo di una carpenteria metalmeccanica, ma di un altro noto personaggio della DC. John Henry Irons era un ingegnere bellico che vendeva armi al governo. E già da qua qualche sospetto comincia ad esserci. Ma aspettate un attimo che finisco la sua storia. Dopo la morte di Superman a Metropolis, decide di creare un'armatura in onore dell'eroe che l'aveva salvato e diventare così acciaio. Tranquilli, Superman muore sempre, poi risuscita, poi lo troviamo in universi alternativi. Insomma, una cosa normalissima nel mondo DC. Comunque, la storia di questo eroe fu vista per la prima volta nel 1993, mentre Iron Man uscì nel 1963. Quindi 30 anni dopo, e quindi è chiaro si siano ispirati proprio alla Marvel. Perfino i poteri sono simili, come per esempio il modo di volare. Guardiano. Questo forse è il caso più curioso e strano. La prima apparizione di Capitan America fu nel 1941, creato da Joe Simon e Jack Kirby. Le origini ormai sono conosciutissime. Un esperimento militare dell'esercito per cercare di creare il soldato perfetto ha portato Steve Rogers a diventare Capitan America. Tra i poteri, se vogliamo chiamarli così, c'è una leggera superforza e la capacità di controllare uno scudo in grado di tornare indietro dopo il lancio. Uno scudo pesante che riesce a manovrare grazie appunto al potenziamento fisico. La cosa impressionante in tutto ciò è il personaggio creato a sua somiglianza, cioè Guardiano. Sapete chi sono i creatori di quest'ultimo? Joe Simon e Jack Kirby. Sì, gli stessi creatori. Parliamo stavolta di un poliziotto di nome Jim Harper che divenne un vigilante con uno scudo indistruttibile per beccare i criminali che la legge non riusciva a prendere. Ed è uscito nel 1942 il primo fumetto con il personaggio in questione. Non aveva poteri proprio come Capitan America e stavolta non so se chiamarla copia, visto la situazione. Che dite?
Capitan Marvel. Ok, questa è la storia invece di una battaglia legale assurda che ancora oggi ricordano moltissimi fan DC e Marvel. Capitan Marvel in realtà è Shazam. Sconvolgente, vero? Non è una teoria dei fan, ma una storia vera. Ai tempi dell'uscita di Superman, moltissime furono le persone che tentarono di copiare questo eroe, perfino la Marvel, perché era forse l'eroe perfetto, adorato da tutti, sia grandi che piccoli, e i suoi fumetti andavano bene, davvero molto bene. Così la Fawcett Comics, una casa editrice che si occupa anch'essa di fumetti, crea un personaggio chiamato Capitan Marvel, uguale praticamente a Superman, perfino come poteri. Fu ovviamente portata in un'aula di tribunale e perse contro la vecchia DC Comics, che ai tempi era nota per la sua cattiveria nei confronti di chi osava copiarle un personaggio. Però la Fawcett tenne i diritti del personaggio, ma non del nome. Quello invece fu acquisito da un editore chiamato Casa delle Idee, che oggi è conosciuta come Marvel. Esatto, la Marvel ha creato un personaggio praticamente simile a Superman chiamato Capitan Marvel, ma stavolta la DC non poteva far causa a nessuno. Era simile, ma non così tanto, visto che anche il costume era diverso. Per contrastare la cosa invece, la casa di Superman ha acquisito la Fawcett, che deteneva ancora i diritti del copia e incolla di Superman. E sapete chi era in realtà questo copia e incolla? Shazam! Esattamente, era il personaggio che acquisiva i suoi poteri gridando Shazam, ma non potevano più usare il nome Marvel visto che ormai lo aveva registrato la casa delle idee di allora, si optò quindi per Shazam. Alla fine del discorso possiamo dire che Captain Marvel è una copia di Superman con un pizzico di Shazam. Wolverine. Grazie a tutti i film, i vari merchandise e all'attore che non è mai stato cambiato da quando Wolverine ha cominciato a fare davvero successo, è diventato uno dei personaggi più iconici della Marvel. L'origine del personaggio risale al 1974, quando è apparso per la prima volta nel fumetto dell'incredibile Hulk. Ma la verità dietro a Wolverine è che è copiato da un personaggio della DC chiamato Timberwolf, apparso per la prima volta nel 1964. La loro storia è molto diversa, ma le caratteristiche sono simili. Era un superumano agile, veloce e con un potente fattore rigenerante, ma quando un siero lo cambiò in un licantropo molto più simile ad un lupo, ottenne anche artigli e denti affilati e molto robusti. Deadpool. Ok, Deadpool non è proprio un eroe, ma lo aggiungiamo comunque perché può essere considerato tale, visto che di tanto in tanto salva le persone e compie gesti eroici, insomma un anti-eroe. Molti avevano capito la sua somiglianza con il famoso Deathstroke, apparso per la prima volta nel 1980. Erano entrambi mercenari con la maschera ed entrambi hanno subito un'iniezione di un siero in grado di aumentarne le capacità combattive, o comunque di dare dei poteri. Da lì ovviamente le storie cambiano, ma Deadpool è uscito per la prima volta nel 1991 dal creatore Rob Liefeld. Questo disegnatore ama moltissimo Teen Titans, il gruppo di eroi che si scontra con Deathstroke, e notando quest'ultimo personaggio aveva deciso di crearne uno a sua somiglianza quasi per scherzo. Ovviamente la DC non fu d'accordo con questo. E prima ancora che la Marvel potesse essere portata in aula, Rob cambiò un po' di particolari e diede al suo personaggio una caratteristica opposta a quella di Deathstroke. Infatti Deadpool è un personaggio che parla anche troppo, fa battute qua e là e interagisce addirittura con lo spettatore o il lettore, quindi non c'era più nulla per cui denunciare la Marvel, ma sappiate ad oggi che è stato creato apposta prendendo ispirazione dal noto personaggio DC. X-Men. Secondo quanto detto da Stan Lee, gli X-Men sono stati creati da lui in un momento di completa svogliatezza, perché non aveva voglia di far nascere complessi eroi con una storia incredibile alle spalle e dare pure una spiegazione del mondo in cui si trovavano. Insomma, creare qualcosa di epico come al solito. Per questo motivo ha messo in scena gli X-Men, un gruppo di mutanti nati in un mondo dove si possono avere poteri così, a caso, senza una vera spiegazione precisa. E non possiamo nemmeno dire che sia brutto, anzi sono diventati tra i gruppi di eroi più famosi del mondo. Il problema è che questo non spiega come mai moltissimi mesi prima era uscito Doom Patrol della DC. Doom Patrol è un gruppo di supereroi dei fumetti creato da Bob Haney e Arnold Drake nel 1963. È costituito da metaumani che vengono emarginati non tanto per i loro poteri potenzialmente pericolosi quanto per il loro aspetto. Questa serie è uscita, come detto prima, qualche mese prima di X-Men, quindi Stan Lee era così svogliato che ha preso libera ispirazione anche da loro? Sinceramente non mi interessa, a me piacciono entrambi. Batman.
Forse ci crederete poco in questo caso, ma sappiate che anche il creatore di Batman ha ammesso che stava prendendo ispirazione da un personaggio molto noto e famoso uscito nel 1919, Zorro. Esatto, pensateci bene. Entrambi sono vestiti completamente di nero con una maschera. Entrambi sono ricchi e usano i loro soldi per fare del bene. Non hanno i genitori e hanno un marchio che spesso viene usato per richiamarli. È il primo eroe mascherato ad essere apparso sia su libri che su grande schermo. Grazie alla sua incredibile fama e non soltanto, Batman e tanti altri eroi hanno copiato, anzi hanno preso ispirazione proprio da Zorro. Precisamente tanti eroi mascherati. Sì, sono scioccato pure io. Con questo concludiamo. Fatemi sapere se volete una seconda parte mettendo mi piace e commentando assolutamente. E ricordatevi di iscrivervi e attivare la campanellina delle notifiche. Noi ci sentiamo alla prossima, gente. Stesso posto, stessa voce e orario diversissimo.